Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con YesStyle. Ho partecipato alla campagna Top Crot Mix and Match e inizialmente ero un po' scettica perché pensavo che avessero solo capi da sbarbata. Invece poi mi hanno mandato il link per partecipare al contest, ho visto i prodotti che potevo andare ad acquistare, di qualcuno me ne sono innamorata all'istante e quindi ho deciso di partecipare. Avete come sempre il mio codice sconto che vi lascio qui sotto, che è Blanche21. I prodotti che ho preso sono prodotti davvero economici ma molto belli. Ho qui tutti i sacchettini, spesa totale di questi prodotti sono 99,70 euro. A differenza delle altre volte, non vado a mostrarvi i prodotti così singolarmente, ma vado a vestirmi, a farveli vedere indossati, un po' perché ancora non li ho provati e voglio provarli, un po' perché se come me siete un po' scettici sulla questione abbigliamento da ragazzina piuttosto che da donna, vi mostrerò che i capi che ho scelto possono essere indossati davvero a qualsiasi età. Vado a vestirmi, combinerò gli outfit, Top Crot Mix and Match, quindi vado a mixarli e ve li mostro. Vi mostro il primo look completo, è così. Io ho indossato, come potete vedere, delle sneakers, ma quello che ho pensato è questo toppettino bianco, molto carino. Ho preso una S di questo e lo vedo bene per andare in giro al mare piuttosto che in piscina o perché no, in spiaggia. E sotto ho preso questo che è un pantaloncino da tennis con sopra una gonna a portafoglio fatto di questo materiale similicra che mi piace moltissimo. Questo è il primo look. Ok, allora questo è il secondo outfit che ho pensato. Ho sempre sulle sneakers perché io non voglio farvi vedere che lo metto coi tacchi e poi non lo indosso coi tacchi, con questo golfino. Allora, golfino è un passepartout per tutta la stagione primavera-estate, è cortino, come potete vedere, fatto così a trecce. L'ho preso grigio, ma c'era anche in bianco, nero e mi pare blu, ma non mi ricordo. Mi piace molto perché è corto e allacciato, comunque non è stretto che va a strizzare. Ho deciso di metterlo con questo vestito perché è molto semplice a girocollo, quindi anche allacciato, sembra che avete su una gonna. Adesso vi mostro il vestito che è bellissimo a mio avviso. Allora, un vestito a spallina larga. Io ora lo sto indossando con il reggiseno a fascia che avevo precedentemente, ma avendo la spallina larga e potete regolare dove mettere i laccetti, potete anche toglierli, potete metterlo con un reggiseno con le spalline nel caso abbiate bisogno di sostenerlo. È fatto così il rasetto. Il vestito di per sé è molto corto, ma sotto ha questo, mi avvicino così non mi vedete nuda, velo di tulle. È strutturato bene, è molto bello. Io ho preso una S, lo vedo bene per una serata. È un classico, diciamo, tubino nero un po' svasato, ovviamente per una serata, se come me non vi piacciono le scarpe con i tacchi, potete indossarlo con un sandalo gioiello basso o con un infradito, insomma, come meglio preferite. Ma faccio il terzo outfit e ritorno. Allora, pronta anche con il terzo outfit, ho voluto fare questo accostamento. Il golfino è molto bello. Adesso vado a togliere qualche filo, che è normale
che ci sia quando acquistate il capo, è davvero molto confortevole averlo addosso, è di un bel bianco, con una puntina un pochino più scura, ma la maglietta è strepitosa, secondo me, con questa spallina perfetta anche per andare in ufficio. Unica cosa, io l'avevo vista rossa sul sito, l'avevo scelta rossa, ma poi nel momento, dove sono andata a metterla nel carrello, ho visto che c'era scritto purple, quindi viola. In realtà, ho detto, boh, sarà chiamata purple perché magari è un Bordeaux, invece no, è arrivata proprio viola, ma è bellissima anche, come cotone. Il pantalone è un po' stretto. Io ho preso un XS e di solito indosso XS o addirittura XXS. Dico che è un po' stretto perché ha questa allacciatura. Vedete, ha il passante che entra all'interno di questa fessura e poi si allaccia al bottone che è qua in fondo. Ha dietro un elastico molto rigido, ma non è tanto che è stretto perché alla fine se è portato bene a vita alta, per me è perfetto. Il punto è che è decisamente corto, mentre se dovessi allargarlo un po' e metterlo un pochino sopra le anche, guadagna quei 2 centimetri che mi piacciono molto. Quindi sono indecisa se spostare il bottone invece che al di qua del passante. Non so se si vede, vedete? Non si vede, ma qua c'è il passante. Invece che al di qua, così, in modo che lo allaccio così. L'elastico tira un po' meno e io posso portarlo alla lunghezza che desidero. Avevo aspettative altissime perché i pantaloni di YesStyle, quelli grigi, sono bellissimi. Allora, il tessuto è molto bello e devo dire che veste perfetto sul sedere, non mi fa quell'effetto di tessuto in più che mi fanno la maggior parte dei pantaloni. Ok, allora io ho terminato, vi ho mostrato i look che ho scelto. Il mio look preferito è sicuramente quello col pantaloncino da tennis e con il toppettino bianco e nero, ma quel pantaloncino è bellissimo, si presta molto bene anche con questa canotta, per esempio. Il vestito è stupendo per un evento, lo immagino, un evento di sera. Il pantalone farò le modifiche che vi ho detto e anche lui mi piace moltissimo. Poi è molto leggero, perfetto per la primavera, ma soprattutto per l'estate di sera. I golfini sono bellissimi, i cardigan un po' cortini, ma neanche esageratamente, hanno un bel tessuto, stanno bene addosso e mi piace tantissimo. Ringrazio YesStyle per questa collaborazione, vi ricordo il mio codice sconto, ma che comunque vi lascio giù in info box e se ricordo vi lascio anche tutti i link dei prodotti che avete visto indossati. Se mi ricordo qui, magari vi metto l'ordine di quello che ho preso. Ringrazio voi per aver passato il vostro tempo in mia compagnia. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro look preferito. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like. Se non vi è piaciuto, lasciate un dislike, ma scrivetemi perché. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video.